No, io sono alto 1,70 m, penso che gli arrivavo alle spalle, quindi tanto alto non sarà. Però secondo me gli manca molta tecnica, cioè, è un portiere che emergerà tra 3-4 anni, secondo me. Mentre per la Roma gli serve un portiere già dal prossimo anno immediato. E qualche nome di giovani che ti piacciono? Che non so. Solo giovani, perché si potrebbe pure puntare su un usato garantito, cioè, per esempio, ecco, io ti faccio un nome, non so tu che ne pensi, sì. Romero. Romero è un portiere molto sopravvalutato, nel senso che okay, ha parato quei 3 rigori ai mondiali e è stato acclamato eroe, però anche in campionato ha parato parecchi rigori, però non è che tecnicamente è perfetto, ma fa molti errori durante una stagione, 3-4 errori a stagione li fa sempre. Ma io avevo sentito Cech, che secondo me mi sembra una pista molto più sicura a questo punto. Certo, non so, un usato garantito, perché Courtois gli ha fregato il posto. Cioè. Certo, però c'è il problema di Morgan, che dopo un anno o due comincia, come dire, a dover essere ricambiato un'altra volta. Questo è di base. Vabbè, ma era prevedibile, secondo me. Sì, no, certo. No, no, Matteo mi sa che intendeva che con Cech ti ritrovi con lo stesso problema di De Santis, esatto. Cioè che tra un anno o due devi pensare poi come sostituirlo. E così via, entri in un circolo vizioso poi, alla fine, forse. Un giovane, non mi sembra che la Roma stia cercando portieri giovani. No, purtroppo no, e questo mi dispiace molto, tra le altre cose. Senti, visto che parliamo di portieri, questo stiamo dedicando un attimo quest'angolo ai portieri, perché sappiamo che insomma tu sei stato portiere, hai giocato in quel ruolo, sì. E che ti appassiona e te ne intendi. Perino, sì. Bardi mi sembra inarrivabile, perché penso, cioè, perché ormai è chiuso dall'Inter, cioè gli hanno assicurato il posto futuro. No, dopo ma Andanovic chi, sarà chi, di Bardi, chi, quindi non ti penso piace di più? Andare. Chi ti piace di più? No, Perin è molto forte, non mi piace molto lo stile, è un po' anche la corporatura, non è proprio da portiere, diciamo. Però Steimer, quel ruolo di terzo portiere nell'Italia è meritatissimo, sicuramente andremo una B 2-3 anni. Certo. Però Bardi, se si vedono attentamente le partite, l'ho seguito molto Bardi per interesse personale, perché io essendo il mio futuro portiere, certo. E dimostra ottime doti. Il problema di Bardi è che nell'arco della stagione lui tende sempre ad avere alti e bassi, infatti se l'altro anno è stato verso la fine, le ultime 10 partite non ha più giocato, è stato sostituito da Anania, che ok, ha portato il Pescara in Serie B, in Serie A come massimo traguardo che ha fatto, e quest'anno ora sta giocando Bizzarri, certo. Nelle ultime partite. Invece Scuffetto? Scuffè l'Udinese di casa Scuffè, Pozzo. Scuffè ha fatto la stagione scorsa, sembra molto bravo. È dotato sicuramente, ha una punta di potenzialità, ma dovrebbe giocare. Ora c'è Karzenis, il portiere della Grecia, che è molto forte, è veramente esploso ai mondiali, ma io raramente ho visto portieri così buoni provenire dal campionato greco. Certo. Cioè io sto vedendo le partite dell'Udinese, lui ha preso solo gol imparabili, cioè per tipo 4 domeniche gli hanno fatto tipo 5 gol sotto l'incrocio dei pali o in rovesciata, cioè poverino, troppe colpe non ha, però quel che para lo deve parare. Certo. Ed è bravo, però Scuffè pure è giovane, non si possono. Scuffè, ecco, è veramente troppo giovane per valutare quel che diverrà. Scusate, ragazzi, scusate, vi interrompo con una cosa che non c'entra, sì, assolutamente niente. Tra l'altro, non dovrei neanche ridere, però, come voi saprete, due giorni fa. Due giorni fa è venuto a mancare per un infarto il cantante Mango. Oggi è morto anche il fratello per lo stesso motivo, proprio praticamente mentre stava sulla bara del fratello. Sembra, secondo quanto riporta il quotidiano della Basilicata, che anche altri due fratelli sono stati ricoverati in ospedale, Michele e Armando,
perché quando sono andati insomma a trovare Pino Mango, cioè il cantante, non sapevano che anche l'altro fratello Giuseppe era morto, si sono sentiti male e quindi sono stati ricoverati. Io credo che questa faccenda stia assumendo delle caratteristiche abbastanza inquietanti. Anche perché ricordiamo che Ramsey ha segnato sia nel weekend che oggi. Tra l'altro, ecco, quindi... ecco Ramsey, giocatore dell'Arsenal, che sappiamo ogni volta che segna, il giorno dopo qualcuno viene a mancare. Ha quindi... accompagnato la morte sia di Mandela che di Gheddafi. Insomma. Esatto, quindi adesso non so se il potere di Ramsey poteva... arrivare anche a oggi Mango. Doppietta, Ramsey. Doppietta, eccoli là i fratelli. Cioè, esatto. Quindi, no, scusa. Gli altri due pure. No, io mi scuso veramente con tutti. Pure noi con la famiglia, per carità. Con tutti i fan di Mango. Sì. Però veramente è inquietante, perché se... Sì, sì. Cioè, Mango 1. Basta, stiamo cadendo nel bassissimo. Basta, no. Degradoland. Ok. No, però un'ultima domanda. No, esatto, a Mattia, poi lo salutiamo perché abbiamo l'angolo della scommessa. Certo. Io spero non mi stia ascoltando la mia ragazza, che quando ho provato a fare un po' di ironia su Mango mi ha detto: ma come ti viene in mente? Ma, e però... vai per l'ultima puntata della Tana dei Lupi. E vai. Vai. E allora, Art, no? Parliamo un momento del Manchester City. Art, secondo te, diciamo, nella top cosa... Nella top che numero si va a posizionare? È forte, non è forte? Che pregi e difetti? Ecco. Ma Art, perché ce l'avrete contro? Eh certo, Roma. Ce l'avrete, mi fa venire in mente che tu non sei romanista. Sgamato, no, però l'ha ammesso già da prima, che è un interista. Ragazzi, non c'è una canzone di Mango nella playlist di Radio Roma Futura. Io faccio un appello per mettere il repertorio di Mango, perché la volevo mettere adesso per scusarmi per questa e anche per ricordarlo. Raccontato al vento che ti porto in Africa. Che ne sapete? Attenzione, attenzione. Grazie. Nascosto, ringraziamo Mango, Matteo, per averci rovinato definitivamente la sera. Scusa Mattia, continua, prego. Allora, Art non è il portiere di qualche anno fa, sicuramente, come classico per i portieri inglesi, fanno 3-4 anni al top e dopo crollano, si ricorda James, si ricorda Robinson, Green non ne parliamo nemmeno. Art è completo, cioè ha tutti i requisiti, però soffre molto nelle partite importanti, cioè si vede proprio che sente la tensione, non dà il meglio. Perché avrebbe un ottimo potenziale, ho visto video dell'allenamento di Art, è veramente un mostro, è veramente, non la fa entrare una, però lo vediamo molto spesso bloccato in partita e può essere un vantaggio a favore della Roma, perché certo, è veramente una partita certo. decisiva dentro o fuori, e secondo me tirando molto prima o poi un errore lo può fare, quindi certamente. Bisognerebbe sfruttare questo... il fattore Art in questo caso. Certo. Allora Mattia, grazie mille per il tuo primo collegamento e non sarà l'ultimo. E allora ci risentiremo, ok? Ciao Mattia, grazie. Ciao Rolo, buona ciao. Serata. Ciao, buonasera da te. Allora, ringraziamo Mattia che sicuramente ha dato insomma delle indicazioni tecniche abbastanza sicuramente competenti, non a caso, e ringrazio Matteo per averlo portato virtualmente in trasmissione e adesso riconoscerete che siamo per entrare nel momento tanto atteso da chi scommette.
Ed eccoci qua di nuovo in diretta su RadioRomaFuturo.it, l'ultimo spezzone della Tana dei Lupi. Avete capito, Febbre da Cavallo, la sigla del film del 1976, è l'angolo di Matteo Pietrosante, è l'angolo dello scommettitore. Vai Matteo, sei tutti noi. Eccoci qua tutti insieme sperando ancora di vincere qualche soldino da mettere da parte per Natale o per le feste, per quando volete voi. Allora, partiamo subito con la giornata di domani, con la seconda giornata di Champions League di questa settimana. Bayern Monaco CSK 1, dato a 1,25. Ajax Apoel Nicosia 1, dato a 1,63. Barça PSG X2, dato a 2,73, non me ne voglia Massimiliano Morgante. Chelsea Sporting Lisboa over 2,5, dato a 1,94. Atletico Bilbao batte Borisov under 3,5, dato a 1,45. Porto Shakhtar di Donetsk under 2,5, dato a 1,80. Con 5,154,90 centesimi di vincita. Dati Planet Win 3,65. Passiamo invece ora al giovedì, la giornata peggiore per gli scommettitori, che è quella dell'Europa League, con la quale non si vince mai, ma noi ci proviamo uguale perché siamo delle persone positive che pensano positivo. Karabag Inter X2 data 1,61, Besiktas Tottenham gol data 1,85, Salisburgo Astra Giorgio 1 data 1,27, Lille Wolfsburg X2 data 1,36, Apollon Limassol Villarreal 2 data 1,24, Siviglia Rijeka 1 data 1,27, Napoli Slovan Bratislava 1 data 1,14, Fiore Dinamo Minsk 1 data 1,38, Borussia Mönchengladbach Zurich 1 data 1,50, con 5,119,49 centesimi, sempre dati Planet Win 3,65. Beh, direi Matteo che la prima è molto interessante come schedina, perché male, assolutamente, a parte insomma che con un minimo investimento si ha la possibilità seriamente di mettere da parte un gruzzoletto, insomma qualche regalo ci scappa, e soprattutto sono tutti risultati assolutamente, forse il più rischioso potrebbe essere quello del Paris Saint Germain col certo, Barcellona, però comunque fa alzare però di tre volte la quota, è tra l'altro che è X2, quindi due risultati su tre sono vincenti. Insomma. Quindi assolutamente ottimo. Noi tra l'altro scriveremo, poi Matteo mi lascia il foglio, le riscriviamo sulla pagina Facebook e quindi insomma tutti potrete averne accesso. Allora, noi stiamo aspettando di sapere dalla regia se possiamo sdebitarci, insomma, per scusarci un po' per l'angolo ironico, l'angolo ironico, ecco. Perché veramente insomma la situazione della famiglia Mango è una situazione che abbastanza inquietante, quindi noi speriamo che almeno questi due fratelli che sono stati ricoverati si riprendano e sia stato solamente insomma ovviamente